Salve, bentrovati con la nostra striscia politica, lo spazio che 99 TV dedica ogni settimana alle questioni politiche e amministrative della città di San Severo. Da qualche puntata l'attenzione è focalizzata sulle prossime elezioni comunali, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del nuovo sindaco di San Severo dopo la caduta anticipata dell'amministrazione guidata da Gianfranco Savino. Oggi è venuto a trovarci il secondo candidato, uno dei due candidati che sono in campo ufficialmente, il candidato sindaco del centro-sinistra, che è Dino Marino. Nel corso della presentazione c'erano gli altri competitor delle primarie, l'avvocato Capone, sì, e Luigi Presutto, anche a dare, come dire, simbolicamente l'idea di una coalizione che non si divide dopo le primarie ma resta unita? Sì, è così. Non solo, diciamo, noi abbiamo fatto una competizione alle primarie in cui è uscito un vincitore, ma gli altri non è che tornano a casa, è quella specificità, diciamo. Il centro-sinistra non è mai stato un uomo al comando e credo che questa sia la stessa cosa. Aver avuto la possibilità di fare le primarie è significato semplicemente vedere chi doveva incarnare un programma largo, che è quello del centro-sinistra. Dopodiché io credo che l'esperienza, l'immagine avuta, diciamo, da tutti i candidati deve essere messa al servizio del centro-sinistra, come succede nelle migliori democrazie. Vorrei ricordare, qui, diciamo, in Italia le primarie sono ancora una cosa da rodare, diciamo. Però negli Stati Uniti questo succede tranquillamente. Quando Obama ha vinto, la Hillary è entrata nel dipartimento diciamo, di governo tranquillamente. Lei nel suo intervento ha detto uno dei passaggi che a me sono, come dire, sono apparsi di più significativi. Lei ha detto: non smobiliteremo dopo le elezioni e ragioneremo in termini di squadra, quindi non, come diceva lei, con la logica dell'uomo solo al comando. Qual è l'idea di coalizione che avete in mente? State lavorando ad allargarla? Le sigle che compaiono, come dire, sui suoi manifesti sono, racchiudono il centro-sinistra? State lavorando per allargare la coalizione? No, stiamo lavorando per allargarci. Ci sono due questioni che noi vogliamo portare avanti. La prima è l'allargamento delle liste, quindi, diciamo, il centro-sinistra che si allarga, si allarga innanzitutto anche al civismo che c'è in questa città. Devo dire che io ho annunciato già prima della campagna elettorale che c'era una discussione, diciamo, con i dirigenti di Emiliano ed Emiliano stesso per vedere l'opportunità di fare una lista, mentre c'è già decisa e stanno lavorando per questo. La lista di Realtà Italia sicuramente sarà presente fra, diciamo, le forze che sosterranno il candidato di centro-sinistra e quindi la mia persona. Questo è un lato. L'altro lato è che noi vogliamo, come dire, seriamente costruire un rapporto con la società civile. Qual è l'idea che io mi sono fatto? È che l'idea che in questa fase in cui i partiti sono abbastanza deboli e c'è dall'altra parte un civismo molto sviluppato, la società civile, l'associazionismo, io ho bisogno di ragionare con queste forze e credo che l'obiettivo che ha questo nuovo centro-sinistra è di portare questa esperienza, seppure parziale, diciamo, di impegno civico nella città, nel cuore delle istituzioni. Che significa questo? Significa che noi vogliamo creare un rapporto sinergico con l'associazionismo presente in questa città e devo dire che questa San Severo da vivere, che è uno slogan, che è un fatto, una pagina su Facebook, che è un'associazione, e diventerà, per quello che mi riguarda, ecco, abbiamo già ragionato con il centro-sinistra, deve diventare una specie di cuscinetto tra le istituzioni in quanto tale e la società civile, quindi lì quel contenitore, diciamo, resterà anche dopo le elezioni. Il problema che abbiamo adesso è quello di costruire un programma
programma che è delineato per grandi linee, ma che vuole essere in qualche modo, noi vogliamo aprire un confronto per la città, quindi non un programma chiuso, ma su queste idee noi chiediamo il consenso dei cittadini, dell'associazionismo che c'è, e quindi il programma che vedrete in questi giorni uscirà, sarà un programma aperto, sarà una specie di domande sulle idee che noi abbiamo, dopodiché è con i mezzi di informazione come quelli della rete, diciamo, e attraverso tante assemblee in ogni angolo di questa città, noi dobbiamo costruire un programma che sia un programma condiviso, che non sarà solo il programma del centro-sinistra, ma la nostra aspirazione è che diventi il programma della città. Lei ha annunciato, Marino, nel corso della presentazione della sua candidatura, in realtà nel corso dell'apertura, della cerimonia di apertura ufficiale della campagna elettorale, ha fatto riferimento, ha annunciato una serie di forum anche tematici. Sì. Ho riscontrato, come dire, che questa formula del forum è, come dire, si fa ricorso in maniera quasi trasversale, lo stanno facendo anche gli altri candidati. È un segnale, come dire, al di là delle opinioni, delle posizioni di ciascun candidato, della, non voglio dire del decadimento, ma della difficoltà che in questa città la politica ha avuto nel dialogare con i cittadini. Il forum cerca, come dire, di sanare una ferita, la formula dei forum. Non so se è così, diciamo, se questo basterà, questa questione. Il problema non è fare i forum, come è successo, voi sapete che la rigenerazione è partita anche da un coinvolgimento attraverso i forum. Il problema è che cosa si discute in questi forum, chi sono gli attori, quali sono le proposte. Voi che idea avete? L'idea mia è che noi dobbiamo fare questo mix importante, diciamo, in cui chiamiamo le persone e le articolazioni varie della società, come oggi è questa comunità, come per esempio parlare dei diritti dei bambini, come dire, non è che è una cosa che noi la mettiamo lì e la scriviamo, certamente possiamo fare, questo diciamo, succede, ma se questo viene in qualche modo condiviso con chi opera giorno per giorno e con chi cerca in tutti i modi di esplicare al meglio i diritti dei bambini nella formazione, nel gioco, nella vita di tutti i giorni, e credo che questa sarà l'esperienza fondamentale, cioè per costruire un programma che non è un programma che è scritto sulla carta e che poi nessuno realizzerà, ma un programma che parte, diciamo, dal basso, dalle esperienze concrete che ci sono in questa città e dalle eccellenze, vorrei dire, che ci sono in questa città, per costruire un percorso di programma che sia credibile e condivisibile. Nei passaggi in cui lei a grandi linee ha delineato le priorità programmatiche della sua proposta di governo, lei ha fatto riferimento ad una serie di misure, potremmo definirne alcune. Lei ha parlato innanzitutto della necessità di una innovazione sul piano amministrativo, semplificazione amministrativa, ma anche apertura della città, come dire, alle opportunità della rete. Potremmo dire con uno slogan che nel suo programma lei punta a trasformare San Severo nella città delle eccellenze culturali, tecnologiche, immateriali, diciamo così. No, io penso che San Severo, questa è il, diciamo, è la scommessa. Oggi fare il sindaco può essere difficilissimo perché non ci sono le risorse che c'erano una volta, non c'è più Pantalone che paga, e può essere anche semplicissimo perché basterebbe un ragioniere che mette a posto i conti, che si tiene dentro una funzione quasi notarile, la spesa, nei vincoli della spesa nazionale, e mette le tasse, riscuote quello che deve riscuotere, punto e basta. Il problema invece, il problema vero è proprio questo, cioè nel momento in cui c'è una contrazione finanziaria, la politica deve dare un segnale forte di innovazione, di fantasia, di creazione di una possibilità di futuro che oggi non c'è. In una crisi come tremenda come questa, se la politica non si mette in gioco e se non chiama i cittadini a raccogliersi intorno a un progetto positivo per la città, c'è la decadenza. San Severo per anni è stato il capoluogo dell'Alto Tavoliere, deve cominciare a riavere questa funzione per la storia che ha, per il barocco, per le sue
qualità, per le produzioni agricole, per il fatto che è stato punto di riferimento di una comunità che ha riguardato 8 tavolieri. Oggi con la cancellazione delle province può riassumere di nuovo e forse anche di più questo ruolo, perché potrebbe diventare il capofila di un'associazione di comuni che è quella dell'8 tavoliere, e quindi diventa uno snodo essenziale dello sviluppo di questo territorio. Mario, resterei sulle questioni programmatiche ancora un momento. Lei anche, diciamo, nelle comunicazioni, lei usa, come dire, i social network in maniera molto, molto intensa. Lei ha immaginato un programma di edilizia come dire, improntato all'housing sociale, potremmo definirlo così. Lei ha immaginato anche, come diciamo prima, l'apertura al wifi per la città. Il wifi, lo diciamo a beneficio di chi non avesse questi rudimenti, e la connessione a internet libera. Ha annunciato nella manifestazione al teatro la necessità di lottare per un polo ospedaliero che abbia una dimensione di posti letto molto ampia. I suoi avversari le chiedono anche sui social network: dove troverà le risorse per fare tutto quello che sta immaginando? Allora, le risorse sono queste. Le risorse innanzitutto sono quelle dei fondi europei, che noi dobbiamo sfruttare al meglio. In alcuni casi le risorse sono anche mettere insieme le possibilità dei privati che possono venire qui a investire. Cioè, quando c'è un allungamento della vita, della prospettiva di vita delle persone, e c'è una maggioranza della maggior parte delle persone che da 65 anni a 84-85 devono vivere un pezzo della loro vita che deve cambiare sul piano qualitativo, perché altrimenti noi avremo per questo pezzo di vita tanti disabili che avranno un costo per la società e una qualità della vita delle persone molto bassa. E allora, se noi lavoriamo sullo stile di vita di queste persone, e se intorno a questo stile di vita ci sono imprenditori che vogliono, come dire, investire. Lei ha già assaggiato, come si dice, questo terreno, quello della disponibilità degli imprenditori ad investire. Io vi posso dire una cosa dal mio scenario, diciamo. In provincia di Foggia non c'era neanche un posto di RSSA, stiamo parlando di 10 anni fa. Oggi ce ne sono circa 450. In provincia di Foggia non c'era un'articolazione nella legge 58-59, cioè le RSSA dedicate a quelli che hanno problemi psichici. Oggi incominciano ad esserci esperienze, 60, 80, 70 posti. Quindi c'è, diciamo così, tra virgolette, un mercato, c'è una richiesta di assistenza diversa da quella che... Quando parliamo di polo ospedale, io non parlo di aumentare il numero di posti letto all'ospedale di San Severo, che devo dire è l'unico ospedale della Puglia che non ne ha persi di posti letto, però con una battaglia, diciamo, certo, non da poco, certo. Perché però allo stesso tempo io parlo di allocazioni di posti letto che possono essere, che hanno una funzione territoriale, le RSA, le RSSA, perché qual è il problema? Il problema è che le acuzie si devono rispondere con metodiche che riguardano le acuzie, quindi uno che è malato e che va in ospedale, il posto letto costa 800 euro al giorno, quindi lì noi non possiamo mandare una persona invece che ha una malattia cronica che basterebbe che stesse per un periodo, diciamo, in un posto letto a più bassa assistenza sanitaria, e si potrebbe pagare invece che 800, 100, 120 euro al giorno che pagherebbe la regione. Quindi che significa questo? Che c'è bisogno di un'altra tipologia di risposte per la sanità, e in questa tipologia di risposte, se il comune di San Severo si candida ad avere una prospettiva, a parlare, a interloquire con con gli operatori del settore, è chiaro che qui possono nascere strutture di questo livello che, guardate, possono, se noi facciamo il calcolo, se una RSA di 120-130 posti potrà far assumere di personale circa 100 persone. 100 persone in un momento come questo, in una realtà come la nostra, significa, come dire, che non solo il comune svolge le sue attività normali, ma diventa un volano per lo sviluppo di questa parte del territorio nostro. Quindi lei fa riferimento, se capisco bene, anche alle opportunità di carattere occupazionale legate a questo
a questo quadro. È normale, perché io ritengo che questi nuovi servizi possono, alla persona, non possono che creare nuovo lavoro. Il nuovo lavoro oggi dove si può creare? Per me il nuovo lavoro si crea nell'ambiente, nel turismo legato all'ambiente, nel riciclo e quindi anche qui nell'ambiente, e si può creare nei servizi alla persona. L'altra questione sono lo sviluppo dei beni culturali, che per me hanno una funzione importantissimo, non soltanto culturale in sé, ma perché possono produrre anche loro nuovo lavoro e nuova possibilità, diciamo, anche di far fare un salto civico in avanti alle nostre popolazioni, perché se il livello culturale di questa città si innalza complessivamente anche il livello civico, e si innalza anche la possibilità, anche in quel caso, di trovare alcuni posti di lavoro. Mi piace ricordare, a proposito dei servizi alla persona di cui parlava Dino Marino, che, come dire, un assessore provinciale qualche tempo fa definì i servizi sociali i lavori pubblici del terzo millennio, perché con un'emergenza sociale che cresce, quello è un settore, come dire, al quale la politica deve guardare con molta attenzione. Marino, volevo chiederle, con riferimento all'ipotesi, a quel progetto, a quell'idea di housing sociale che lei ha lanciato, dopo, come dire, il taglio che la Regione Puglia ha operato rispetto al PUG, al piano urbanistico generale, considerandolo sproporzionato, come dire, nella dimensione di allargamento della cementificazione, definiamola così, e quindi, come dire, riscontrando una domanda abitativa inferiore rispetto alle previsioni, come si lega l'housing sociale, l'idea che lei ha in mente, con questa presa di posizione della Regione? Cioè, c'è fame di case o no? La presa di posizione della Regione era sotto gli occhi di tutti. Cioè, noi abbiamo presentato un piano che è del 2008. Dal 2008 ad adesso è successo di tutto. È successo che il bene casa non ha più valore, non ha più una funzione, ed è successo da una parte. Dall'altro, finalmente gli amministratori, devo dire, e in modo particolare la Regione, con l'assessore Barbanente, diciamo, è una delle avanguardie nazionali su questo tipo di politica, hanno capito che noi non possiamo sprecare territorio, e che dobbiamo, cosiddetto consumo del suolo, e che noi dobbiamo le bellezze del suolo, e che noi dobbiamo in qualche modo rigenerare la città e potenziare le bellezze di questa città. Questa è la logica. Più riqualificazione, meno espansione. Questa logica, diciamo che è una logica moderna, attuale, immediata, si è scontrato con un piano urbanistico che era più nella funzione di un vecchio piano regolatore, la cosa strana è che, mentre il centro-sinistra loro l'ha fatto in un'epoca, diciamo, bene o male, che non ha nulla a che fare, prima della crisi, 2008 stiamo parlando, quel tipo di piano è stato portato avanti, anzi forse è stato anche incrementato in più, da tutti il centrodestra, compreso dall'assessore di riferimento del mio collega consigliere regionale, che oggi grida, diciamo, alla vittoria, ma lui è stato l'artefice perché per anni ha fatto l'assessore all'urbanistico, Tamburro, e lui è stato uno degli artefici che ha portato quel piano alla Regione, che non ha risposto alle 40 domande poste dalla stessa Regione. Ora, come si pone tutto questo? Si pone l'idea di rigenerazione. Guardate, ci sono dei fondi per la riqualificazione, con la legge numero 21, che io intendo sfruttare. Ci sono delle cose che io intendo fare con gli ACP. Non è possibile, sono anni che non si mette mano a un quartiere dormitorio come San Berardino, e dove è possibile invece, come dire, smembrarlo, ricostruirlo, riqualificarlo e dargli un contributo sul piano del degrado urbano e sociale di notevole importanza. Cioè, un quartiere in cui ancora oggi, dopo 50 anni, e vi ricordo che quel quartiere è stato fatto con il piano marcia, c'è una linea dell'alta tensione che passa dentro con tutte le difficoltà che ci sono rispetto alle onde elettromagnetiche. Anche con i rischi. Rischi che ci sono. E io dico, quel quartiere deve essere smembrato e ricostruito. E
quell'agglomerato, diciamo così, di debolezze e di fragilità sociali va smembrato e va costruito lì un'ipotesi di città che deve essere completamente, completamente diversa. Lì io vedo che si possono fare queste operazioni. Non so quanto è fondamentale il contributo anche in queste partite del privato, diciamo così. È fondamentale, perché una parte sicuramente sarà del pubblico e dei fondi che ci sono anche sul piano dei fondi europei e regionali. È fondamentale perché è chiaro che stiamo parlando di un'altra edilizia, di un'altra opportunità, e di costruire un'edilizia che sia innanzitutto quasi autosufficiente sul piano energetico. Questo significa risparmio per le persone che ci vanno ad abitare, una tipologia di edilizia che è bioedilizia, quindi una innovazione che costruiamo qui, e insieme, diciamo così, non è che San Bernardino si spende e si utilizza un territorio fuori, un ampliamento della città. No, si va a ricostruire, diciamo, una funzione diversa di quel quartiere che per anni è stato il ghetto di San Severo. Quindi lei, come dire, la sua proposta è quella di riqualificare l'esistente, certo, evitare, come dire, il più possibile l'espansione, quindi la nuova edilizia, e utilizzare, come dire, la riqualificazione anche come strumento non solo per la riqualificazione appunto urbanistica, ma per la riqualificazione sociale delle aree, certo, che vengono interessate. Ma è così, l'idea, quando uno parla della City Smart, la Smart City, eccetera. Tra l'altro mi pare di capire che Presutto le ha consegnato pacchetto di interventi che lei ha recepito. Ho recepito perché le condivido, tra l'altro sono cose che in modo diverso dicevamo, ma io penso proprio a questa pianificazione integrata in cui c'è insieme il sociale, le scelte urbanistiche che si devono fare, la bellezza dei territori, anche il gusto sulla città, e allo stesso tempo l'innovazione, la bioedilizia, le infrastrutture immateriali, eccetera eccetera. E Marino, le infrastrutture materiali invece, mi riferisco alle condizioni ad esempio della manutenzione stradale, alla necessità di investire, e lì penso che si tratti di risorse proprie di bilancio per curare, come dire, anche le strade della città. Lì i soldi dove li andiamo a prendere? Perché lì non possiamo utilizzare fondi europei o extra bilancio. Beh, intanto lì c'è bisogno di fare una politica più attenta, prima questione. Il decoro della città è una delle priorità, perché le amministrazioni comunali nascono per dare servizi e per dare anche quel minimo di decoro di cui le città hanno bisogno. Secondo me, diciamo, al di là della grande progettualità, poi voglio dire, c'è l'ordinaria amministrazione, e su quello noi dobbiamo A, razionalizzare tutte le spese possibili e immaginabili, B, io credo che noi dobbiamo incominciare a ragionare su un regolamento, io non lo so, un regolamento, un piano del sottosuolo, no? Perché non questa è un'idea che già, di cui già ci parlò. Sì, non è possibile che una città possano venire tutte le utenze che ci sono, l'acquedotto, dall'Enel, oppure quelli del gas. Lei ci disse sfasciare e lasciare così. Sfasciano e poi i ripristini sono, diciamo, altro che albero vicino all'ospedale, che cioè, ogni strada c'è un listino, diciamo, a fianco, dove le macchine, insomma, non possono camminare, dove le persone cadono e si fanno male, dove ci sono le buche, eccetera eccetera. Allora, la mia idea è che la manutenzione di tutto questo possa essere, ci si può contribuire se c'è una società di gestione a cui tutte queste utenze si devono riferire, perché non è una società di gestione pubblica, pubblica, credo, certo, una società di gestione. Ragioneremo meglio, però la mia idea è questa: tutte le società che vengono qui a fare il lavoro non possono pensare che stanno a casa loro. Io devo difendere la mia città e i cittadini, e devo difendere la cura di questa città, per cui se vogliono venire qui e vogliono aprire un tronco di fogna perché lo devono cambiare eccetera, benissimo, vi rivolgete alla ditta che è in house con il comune, tra l'altro significa far lavorare le persone di San Severo, cioè, e quelli devono fare il ripristino come si deve fare, e deve, la strada deve essere lasciata come se si è trovata ad inizio e non piena di rappezzi. Ecco.
Mario, noi abbiamo parlato di idee, progetti, programmi, queste ovviamente sono la materia su cui la sua coalizione, la sua candidatura si misurerà col consenso dei cittadini. Sul piano, come dire, politico, questa campagna elettorale per varie ragioni, anche all'interno del centrodestra, ma si sta annunciando, come dire, carica di veleni. Lei è stato oggetto nelle ultimissime ore di un, come dire, della riproposizione di un servizio giornalistico molto vecchio. Mi riferisco, per chi non avesse seguito la vicenda, all'episodio dell'indagine all'ex assessore alla sanità Alberto Tedesco. Come dire, questo articolo è stato riproposto come se si trattasse, come dire, di una vicenda recentissima dell'altro ieri. Tra l'altro non mi risulta che lei sia mai stato iscritto nel registro degli indagati. Marino, si rischia di mettere in moto la macchina del fango? Sì, che poi colpisce tutti. No, io sto cercando di evitare questa, diciamo, questo livello di bassa lega, perché si è trattato proprio di un falso, che ancora oggi c'è un signore che si chiama Calvo, uno che ha fatto il vice sindaco, è stato cacciato 3 volte, non ha avuto la dignità di mettersi da parte perché era incollato alla poltrona, che ancora oggi ogni giorno mette su Facebook questa notizia che è di 2 anni fa, che era infondata allora, perché io non ho mai avuto un avviso di garanzia, e che adesso è una diffamazione vera e propria. Io ho parlato già con il mio avvocato, che sta vedendo sia di denunciare la Gazzetta di San Severo, perché è stata una che ha pubblicato questa notizia, la Gazzetta online, e sia tutti quelli che su Facebook l'hanno condiviso. Penso che avrò un po' di giorni, ma sta lavorando già l'avvocato a fare questo punto. Dopodiché io non è che mi devo confrontare con Cenzano o con ognuno nella città, tutti sanno di tutto, di tutti, e quindi io eviterei questo confronto al ribasso e vorrei parlare dell'idea della città, di che cosa dobbiamo fare per il futuro. Ma questo clima rischia di inquinare anche la possibilità poi di dialogare di quello, con i cittadini. Ma io non voglio ricadere, questi non sono i miei interlocutori, io vorrei parlare, se c'è qualcuno anche nel centrodestra, vedremo, perché fino non stanno messi molto bene da quella io parte. Voglio parlare con qualcuno, voglio confrontare sulle idee e sulle opzioni di governo della città, sulle chiacchiere, diciamo, di paese, su chi non ha idee e mette avanti queste questioni. Non voglio proprio parlare, perché quella non è né politica e né riguarda il futuro dei cittadini di questa città. È un tema, quello dei veleni in campagna elettorale, che, come dire, speriamo che, come dire, non accompagni la contesa, ma che probabilmente siamo un po' pessimisti da questo punto di vista. Abbiamo idea, io personalmente ho idea che sarà un tratto distintivo del confronto tra candidati. Ovviamente questo renderà più difficile per i candidati parlare delle idee e dei programmi, se dovranno passare il tempo a discutere della macchina del fango che si attiva contro Tizio piuttosto che contro Però Carlo. Io qui chiedo anche alla stampa di avere, e quindi anche a voi, di svolgere un ruolo, e il ruolo che dovreste svolgere adesso è quello di dare la possibilità ai cittadini di avere un'informazione sulle opzioni di governo, su che cosa significa oggi cambiare tutto questo contorno, che non serve a nessuno, serve solo a coprire il fatto che ci sono alcuni che non hanno idee e non servono a nessuno. Io eviterei, e quindi in qualche modo di alimentare svolgerei una funzione pedagogica, diciamo, anziché di amplificatore anziché di amplificatore del nulla. Marino, a proposito di idee, noi ci stiamo avviando alla fine di questa nostra chiacchierata. Le manifestazioni elettorali ovviamente adesso saranno in crescendo. La prima, dopo l'apertura ufficiale della campagna elettorale, è l'Assemblea delle Donne Democratiche, sì. Una assemblea, come dire, che ha un valore sovracomunale. Ci sarà la presenza del segretario provinciale del Partito Democratico, dell'assessore regionale Elena Gentile. Il tema della partecipazione delle donne, come sta dentro il cambiamento di città che le immagina? Beh, ci sta per intero, se uno pensa già ai tempi di conciliazione. I tempi di conciliazione, se pensa che la maggior parte del peso
della famiglia sta in mano alle donne, se pensa che la maggior parte del peso dei casi di ragazzi o di ragazze portatori di handicap diversamente abili, anche quello, cioè, fino ad oggi San Severo è stata una città a misura di donna? Fino ad oggi San Severo non è stata una città a misura di donna, e io credo che una parte del mio programma sarà innanzitutto non solo gestito, scritto dalle donne, da chi lavora giorno per giorno. Quando io ho parlato del diritto dei bambini, anche lì, cioè, se non si parte dal fatto e dalla consapevolezza che chi esplica di più e meglio questo diritto sono le donne, sia le mamme, sia innanzitutto le insegnanti più che gli insegnanti, e io mi devo rivolgere a loro. E quindi vedete, anche lì c'è un'idea di città che parte da questa funzione delle donne, che deve essere in qualche modo messa in evidenza. Messa in evidenza. La prima, ma è chiaro che anche qui, parlando di politica, le mie liste saranno 50-50. Questa storia che saranno un genere almeno per un terzo. Tra l'altro si voterà la doppia preferenza non mi di sta, genere. Sì, si voterà con la doppia preferenza di genere, e il fatto che un terzo significa 8 donne su una lista di 24 a me non mi sta bene, ci devono essere 12 e 12, oppure anche di più di donne. Cioè, uno sforzo da questo punto di vista lo dobbiamo fare, così come io credo che la squadra che sarà con me sarà metà, appunto, metà e metà. Non voglio farle, come dire, annunciare la squadra di governo, perché siamo ancora addirittura lontani dalle... Se ci sarà un'ipotesi di questa natura, io vi dico già da adesso che la squadra sarà 50-50. D'altro canto, il consigliere Dino Marino è iscritto ad un partito, il Partito Democratico, che ha a San Severo un segretario cittadino che è una donna, e credo che già questo sia al di là delle opinioni che ciascuno può avere. La cosa bella in questo 8 marzo è che finalmente c'è un 8 marzo, diciamo, un po' speciale per San Severo. Vi spiego perché, dopo anni di festa della donna con le mimose e con i pranzi nei ristoranti oppure con gli spettacoli solo per donne, questa volta, grazie anche all'impegno delle donne del Partito Democratico, siamo riusciti a contribuire, diciamo così, a far spostare, ad avere una sede più dignitosa e rispettosa e più funzionale al consultorio familiare, che sarà inaugurata proprio l'8 di marzo, e che sarà intitolato, questa è la cosa bellissima che a me piace molto perché è un pezzo della mia vita, a una signora che si chiama Isabella Vegliato, che tutti nella sinistra ricordano come Sabellina, no? E che è stata una delle artefici delle lotte della democrazia in questo paese, una delle 41 donne che sono state arrestate il 23 marzo del 50, quando ci fu una specie di rivoluzione a San Severo dei braccianti, ed è che era una ragazza madre, una che è stata dirigente dell'UDI, ed è stata l'animatrice dell'apertura di questo consultorio alla fine degli anni 70. Avere questa possibilità in questo giorno, 8 marzo, di pensare che ci sono state delle donne che anche nella loro umiltà, diciamo, di classe, sono riuscite ad avere questa grande forza di emancipazione, ricordarla, per me è il più bel regalo di compleanno che mi sono fatto. E anche questo è un modo per recuperare la memoria del territorio, per recuperare l'identità del territorio, per recuperare, mi permetto di dire, al di là delle opinioni politiche che ciascuno può avere, per recuperare, come dire, l'orgoglio di una appartenenza. Perché poi, ripeto, uno può avere, ciascuno di noi può avere un'idea propria della sinistra, delle lotte bracciantili, certo, ma, come dire, la memoria di un territorio è l'identità, è la sua carta di, per questo, sì, di identità, è quello che si è. Questo è quello che, cioè, io non posso dimenticare da dove vengo, e quindi è normale che una cosa così mi riempie di gioia. Ma io penso che questo ragionamento, al di là della politica, è il ragionamento che noi dobbiamo fare sul nostro territorio. Cioè, se noi vogliamo guardare al futuro, dobbiamo ritrovare la nostra identità. E qual è l'identità di questo territorio? La produzione dell'olio e del vino, la capacità che abbiamo avuto negli anni di essere punto di riferimento
per queste cose. Negli anni 60 le cantine nostre erano le cantine del centro storico, erano alcune cantine storiche, pensate che c'era persino la, Folonari, c'erano tre alammicchi, no? No, per la distillazione, eccetera. Oggi piano piano noi dobbiamo riprendere quel cammino che abbiamo interrotto per una modernità drogata e lo stiamo facendo. Alcune funzioni, diciamo, di eccellenza nei nostri prodotti, penso allo spumante, cammina lungo questa direzione. La mia idea è quella di fare un piano commerciale delle cantine che ci sono nel centro storico. La mia idea è riscoprirle, metterle di nuovo in funzione. Mi ha parlato un signore l'altro giorno in questi miei giri, dice: ma scusa, è possibile, i formaggi, pensate che tutti stanno cercando di mettere i formaggi nelle grotte e noi abbiamo un patrimonio che sono le nostre cantine e potremo non soltanto fare il vino eccetera, ma affinare i formaggi e quindi fare dei formaggi di qualità. Voi sapete quando, che funzione si ha nelle nicchie, diciamo. Certo. È un'altra questione che può riguardare una questione dello sviluppo di questa città. Perché questo segmento diventa anche strumento di marketing territoriale, di promozione del territorio, anche in chiave turistica. E poi perché, diciamoci la verità, una comunità che dimentica le proprie radici per guardare spesso a sistemi di sviluppo industriale anche calati dall'alto, imposti e che poco hanno a che fare appunto con l'identità e la vocazione del territorio, è una comunità che smarrisce la possibilità di guardare al futuro. Noi, Marino, seguiremo questo 8 marzo speciale perché sarà, come dire, un... alle 17 c'è l'inaugurazione, qua, in via, ex via Cigno, diciamo. Perché sarà un momento non soltanto per, come dire, celebrare il Partito Democratico, ma sarà un momento per celebrare un pezzo di storia di questa città e della comunità di San Severo. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra chiacchierata, ringraziamo il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, il consigliere regionale Dino Marino, che ovviamente aspettiamo prossimamente di nuovo nei nostri studi per continuare a raccontare questa campagna elettorale. Ovviamente ringraziamo voi che avete avuto la pazienza di seguirci, alla prossima puntata. Salve.